Marco. Marco. È la terza imboscata nello spazio di un mese. La ribellione dei pannoni è contagiosa. Le altre tribù ne seguiranno l'esempio, minacciando tutto il nostro traffico dall'Oriente. Lo so, Quintilio Severo. Non più tardi di domani, il tribuno Marco Ventidio con la settima legione partirà per la Pannonia. Una legione è poco, messala Corvino. Le tribù pannoniche guidate da Batone sono numerose e non si potranno domare facilmente. Io non posso distogliere altri uomini da Sirmium e dalle zone di confine. Piuttosto, quando sarai a Roma, ricorda a Tiberio che il punto più debole dell'impero oggi sono le province dell'est. E non l'Asia, come egli si ostina a credere. Ripetigli che il pericolo è grave. Il tribuno Ventidio sta arrivando. Salve, Giulia. Come vedi, sono ancora sano e salvo. Bentornato, Marco. Ho saputo che devi partire di nuovo. Quando? Domani. Per quanto tempo non ti vedrò? Non lo so. Non dipende da me. Se vuoi, parlerò con mio padre. Potrebbe mandare un altro. Giulia. La figlia di un governatore non dovrebbe fare proposte simili, anche se... Anche se? Non importa. Ti è difficile dirlo. Marco, io ti amo, lo sai. Perché non torniamo a Roma? Col tempo forse riusciresti ad amarmi. No, Giulia, non posso, perdona. Per la grandezza di Roma e per la gloria di Cesare Tiberio imperatore, affido a te, Marco Ventidio, le insegne della settima legione. Allontana da noi il fuoco della guerra, il vento della fame,
L'acqua gelida della morte. Serbatto, capo dei Bandoni! Viva! Serbatone, capo dei Girdi! Viva! Io, Magdo, capo di tutte le genti della Pannonia, accuso te, Batone, di avere compromesso la pace del nostro popolo per sempre. Con le tue imprese hai provocato l'ira di Roma che sarà implacabile per tutti noi. Che tu sia maledetto. Sei vecchio, Magdo. E hai paura. E questa tua paura ci ha fatti schiavi di Roma da sempre. Adesso basta. È il momento di decidere. Chi è con Magdo è per la frusta, per le catene e per la schiavitù di Roma. Chi è con me è per la libertà. Mandate le donne e i bambini nel villaggio sacro di Kersh. Noi ci riuniremo nella foresta di Sturm. Ti sono sempre devota, padre. Ci sarà guerra, Elon. Sì, ho sentito. Preparati. Andrai al villaggio di Kersh. Sono già pronta. È stato Batone a provocare questa guerra. Io stesso lo scelsi come tuo futuro sposo. Io stesso lo rinnego. Tu hai guidato i miei primi passi, padre. Tu hai vegliato sulla mia vita. Ora decidi tu il mio destino. Ha perduto il senno. È un sanguinario. Non darà libertà, ma morte alla nostra gente. Tornerò, e allora sarai mia sposa. Non dimenticarlo. Opera di Batone. Anche il forte è in pericolo.
La legione non riposerà questa notte. Anzi, affrettane il ritmo di marcia. Non hanno risparmiato nessuno. Non ucciderlo. Fatti dire dove hanno nascosto le loro donne e i bambini. Hai sentito? Al villaggio di Kersh. Al villaggio di Kersh. Lascia la legione qui per seppellire i morti. Una centuria di cavalieri venga con me. Donne e i bambini! Raggruppateli! Presto! Fermatevi! È questa la civiltà di Roma? Chi sei? Ti ho fatto una domanda, rispondimi! Mettiti insieme alle altre, sbrigati! Sono la figlia di Magda. Mio padre si è sempre sbagliato. Roma non conosce altro che la frusta e la schiavitù. Sta zitta e cammina! Prendi una scorta e porta i prigionieri a Sirmio. Io torno al forte. Corri al villaggio e avverti Magdo e Batone. Roma vuole la guerra e l'avrà. Sei d'accordo ora? Sì. Io tenterò di liberare le nostre donne. Tu sorveglia i movimenti al forte.
Frenate! Siamo molto stanchi, vogliamo riposare. I bambini non ce la fanno più. Passeremo la notte qui. Accampatevi e nessuno si allontani. Cosa volete? A nome di Magdo, capo di tutte le tribù della Pannonia, chiedo di rinnovare il patto di pace, di devozione e di sottomissione a Roma. Continua. Magdo e tutta la sua gente sono pentiti per quanto è accaduto e promettono, in nome del Dio delle Tenebre, che ciò non si ripeterà mai più. Accetterò la vostra proposta dopo aver parlato con Magdo. Egli ti attende al villaggio. Questa sacra insegna garantisce a te e alla tua scorta che non vi sarà fatto alcun male. Verrò. Avviatevi. Speriamo bene. È un grave rischio, Marco. Sì, lo so. Ma debbo correrlo. Se riuscirò a convincere Magdo, non ci sarà più guerra. E questo per ora dobbiamo augurarci. Dov'è Magdo? Qui comando io. Hai l'autorità di rinnovare il patto di sottomissione a Roma? Ti dirò qual è la mia autorità. Dare il tuo corpo in pasto agli avvoltoi. Siamo sotto la protezione dei vostri dei. Questa ci è stata data come garanzia. È vero. Ma hanno dimenticato di dirti che nessuno può averla senza prima aver superato il giudizio del fuoco. Questa è la nostra legge. Vieni con me. Toglietegli i calzari. Levati l'elmo. Se riuscirai ad attraversare tre volte la terra infuocata, avrai meritato la sacra insegna. Solo allora tu e la tua scorta avrete salva la vita. Prima devi dirmi dov'è il vostro capo, Magdo. Ah, sì. A liberare le donne e i nostri figli. Se non dovesse riuscirci, verrò ad ucciderti dovunque tu sia. Bye.
Thank you.
Lasciatelo! Sei tu, Magdo? Sì, sono io. Sono stato al tuo villaggio. Volevo farti proposte di pace. Ormai è troppo tardi. Publio, ritorna al forte con tutta la cavalleria. Subito. Scorterò io i prigionieri, fino a Sirmium. Manda un messaggero a Messala per annunciare il nostro arrivo. Lascia stare le donne e i bambini. Essi non hanno colpa. Questa è la guerra. Il tribuno Marco Ventidio sta ritornando dalla Pannonia. Sono lieto di rivederti a Sirmium, Marco. Che tu sia benvenuto. Salute a te, Messala. Ecco i prigionieri. Serviranno come ostaggi. Non sei stato molto saggio, Magdo. Non così si conserva la pace con Roma. Se questa è la pace di Roma, non conviene essere saggi. Portateli via! La ragazza no, è la figlia di Magdo. Potrebbe essere utile a tua figlia, come ancella. Marco! Julie, sono contento di rivederti. Quella si chiama Ele. È tua. Ti servirà con devozione. Portala via con te. Thank you.
Non mi hai ancora detto se ti piace. Se permetti, padre, ho qualche cosa di più interessante. Non puoi costringerla a ballare, non è una schiava. È una barbara. Spero che tu ti sia divertita. Magdo, gli alleati di Roma hanno deciso di chiedere la tua morte al governatore Messala. Gli illiri ti sono ostili. Lo so. Ti do un consiglio, Magdo. Rivolgi una supplica direttamente all'imperatore Cesare Tiberio. Questa notte partirà un messaggero per Roma. Una supplica? E perché? Per vivere ancora come schiavo nella suburra di Roma? No. È meglio la morte. Però ti prego di dire all'imperatore, se potrai, che la mia gente sta per estinguersi, che per questi ultimi anni la lasci vivere libera come i suoi avi in mezzo alle sue foreste. Mi dispiace per la tua gente, ma Batone ha compromesso ogni cosa. Batone è il triste risultato della politica di forza di Roma. È ambizioso, insofferente e sanguinario. Lo so e non l'approvo, ma non è giusto che per lui paghi tutto un popolo. Un momento. Concedimi di vedere mio padre. Perché ti rivolgi a me? Pensavo che potessi aiutarmi. Mi sono sbagliata. Helen, tenterò di fare qualcosa. Parlerò al governatore. Perché sua figlia mi odia? Mi ha obbligato a ballare, con questo ha voluto umiliarmi. Perché? Ho tentato di impedirlo. Hai visto? Sì, ho visto. Perché l'hai fatto?
qui la supplica di Magdo all'imperatore Tiberio. Essa non ha valore senza il consenso degli alleati di Roma. Perciò vi ho convocati, per ascoltare il vostro parere. I Marcomanni non hanno mai subito torti dai Pannoni. Propongo che Magdo abbia salva la vita. Noi invece abbiamo subito sventure e massacri. In nome del popolo di Illiria chiedo che il capo dei Pannoni sia condannato a morte. Un momento, Messala. Quella supplica deve essere inviata a Roma, perché io invoco l'applicazione della legge Cestia. Il consenso deve essere unanime. Qui invece c'è un parere contrario. Non puoi non tenerne conto, Messala. La legge Cestia è applicabile a Roma, non alle donne di provincia. E qui, fino a prova contraria, non stiamo a Roma, tribuno Ventidio. Ciò vale per le questioni civili, non per quelle militari. Io, Marco Flavio Ventidio, legato proconsolare, chiedo in nome dei veterani della Settima Legione l'applicazione della legge Cestia. La supplica di Magdo sarà inviata all'imperatore. La condanna a morte è rinviata. Ventidio, ti ringrazio di aver appoggiato la mia proposta. Buona fortuna. Piace? È degno della figlia di un capo barbaro. Indossalo. Indossalo. Helga. Giulia, sarà bene che d'ora in poi il tuo Marco cominci ad essere più prudente e a riflettere su ciò che fa, ed eviti di commettere sciocchezze. Ha difeso la vita di quel barbaro come se fosse suo padre. Questo potrebbe costargli molto caro, diglielo. Avrai sentito ciò che ha detto mio padre. Di chi credi che sia la colpa? Tua. Soltanto tua. È per te che Marco ha agito in quel modo. Per te si è messo contro chi lo ha sempre protetto. Sai cosa significa questo? La fine della sua vita, fatta di prestigio e di onori. È questo che vuoi? Io non voglio niente. Già. Tu lo ami e basta. Il resto non conta. Ma neanche all'amore più cieco è concesso di fare del male. Tu non hai il diritto di rovinare la sua vita. Tu non puoi. Non devi.
Helen! Marco è l'unico scopo della mia esistenza. Ho sofferto e soffro a vivere in questa maledetta terra, ma gli sto vicino e questo mi basta. Ti scongiuro, Helen, dimenticalo. Ti prometto che tuo padre sarà salvo. Vi aiuterò a fuggire insieme, subito. Te lo giuro. Non volevo farti del male. Perdona. Presto, non perdete tempo. Helga, manca qualche cosa. Dov'è l'anello? Fermati! Hai fatto chiamare, Messala. Hai chiesto l'applicazione della legge Cestia e lo abbiamo fatto. Eccone le conseguenze. I prigionieri, per gratitudine, sono fuggiti. Non potevo prevedere che la... Ma è accaduto! Ne risponderai direttamente al Senato quando sarai a Roma. Preparati a partire. Lascerai Sirmium al più presto possibile. Tribuno Ventidio!
Cosa vuoi? Vorrei mostrarti questo. È di grande valore e sarebbe interessante per te sapere che cosa è servito. Dove l'hai rubato? Non l'ho rubato. Sono uno schiavo umile, molto devoto. Mi è stato dato per un servizio reso a qualcuno molto importante. A chi? Oh, è una storia lunga. Parla, maledetto ladro! Parlerò, ma dipende da quanto mi offri. Seguimi. Ha lo sguardo che inchioda e ti isola nel tempo. La luce dei suoi occhi è pura e brilla come uno spicchio di lampo. I suoi occhi sono mobili, sono muti, come il verbo segreto dell'anima. I suoi occhi sono belli e splendono nelle notti d'estate come il tocco dell'eternità. Lasciaci soli. Eccoti l'anello. Non avresti dovuto farlo. Non sei tu il più adatto a giudicare se avrei dovuto farlo o meno. Tuo padre ha sospettato che avessi fatto fuggire io i prigionieri. Il mio onore di soldato ne ha sofferto. Avresti potuto evitarlo. Non intendevo macchiare il tuo sacro onore di soldato. Non potevo prevedere ciò che è accaduto. Ero avvilita perché il mio orgoglio di donna era stato ferito. Non ho ragionato. Non ho calcolato. Non mi sono chiesta se stavo per compromettere il tuo onore e la mia dignità. Io so soltanto che ti amo. Capisco, Giulia, ma hai pensato solo a te stessa. Continua a farlo e dimenticami. Tuo padre non sa niente di tutto questo. Addio, Giulia, e buona fortuna. È tardi, posso ritirarmi? Va pure. Che c'è, Giulia? Padre. Devo parlarti. Dimmi. Sono stata io a far fuggire i prigionieri. Tu? Voglio ritornare a Roma. Subito. Giulia! Giulia! Sono molti, ma insieme ai veterani che sono rimasti al forte dovresti farcela. Ricordati che voglio la distruzione completa dei pannoni. Lo spero. Addio, Marco, e perdonami se ho dubitato di te. Sia il benvenuto nella mia casa. Sono pronto a sposare tua figlia.
battone è qui. Sono stanco, Helen. È giunto il momento di pensare a chi dovrà succedermi. Tu dovrai essere la sposa dell'uomo che alla mia morte sarà il nuovo capo. Le tribù riunite hanno scelto lui. Ma io non amo quell'uomo. È il capo della tribù più potente. La nostra legge ti obbliga ad essere la sua donna. Mi sembri molto allegra. Alla luna nuova sarò tuo sposo, nel bene e nel male. Alla luna nuova sarò tua sposa, nel bene e nel male. Al forte romano sono arrivati altri legionari e cavalieri. Li comanda il tribuno Ventidio. La soluzione più vantaggiosa per noi sarebbe quella di piombare nel cuore stesso della Pannonia, passando per le gole di Tacara. Marco, ma non ci ascolti? D'accordo, passeremo per le gole di Tacara. Marzio, controlla i posti di rifornimento e tu, Sesto, rimani qui. Manda Marco Ventidio. Mi stavi soffocando. Vuole parlarti. Dov'è? Vieni, ho un cavallo. Che cosa vuole? Te lo dirà lui. Non posso. Helen, Marco ha saputo tutto di te e di Giulia. Dove mi porti? Vieni. Aspetta qui. Ti ringrazio di essere venuta. Helen, stiamo per invadere le vostre terre. Non più tardi di domani partiremo per la gola di Tacara. Dobbiamo distruggere la tua gente. Ma perché? Ma perché fate questo? È un ordine. Ma c'è una speranza. Parla con tuo padre.
Consiglialo di ritornare a Sirmium e proporre un atto di completa sottomissione a Roma. Anche se accettasse sarebbe inutile. Batone con la sua tribù si opporrebbe non riconoscendo più la sua autorità. Se non l'ha già fatto è perché alla luna nuova. Io dovrò essere sua sposa. Marco. Ti amo. Gli parlerò e tenterò di convincerlo. E quando ci sarà pace per sempre, solo allora io. È l'ultima possibilità che abbiamo per salvarci. Hanno ancora le nostre donne e i bambini come ostaggio. Un passo falso e per tutti loro sarebbe la fine. A questo non hai pensato quando sei fuggito da Sirmium? Rifiuto la proposta del romano. Tu non ti muoverai di qui. Al resto penserò io. Ma è un suicidio. Attraverso le gole di Tacara ci piomberanno addosso e padre, ci distruggeranno. No, non continuare, padre, no. Questo non me l'avevi detto. Le gole di Tacara. Bene, gli prepareremo una sorpresa. No, non è vero che passeranno per le gole, te lo giuro. Verranno per la foresta, attraverseranno il fiume. Te lo giuro, Batone, credimi. Farò ciò che vuoi, ma credimi, Batone, credimi. Te lo giuro. Marco, i pannoni stanno abbandonando i villaggi e le foreste. Ho aspettato la grotta, poi sono passato per il fiume, ma nessuna traccia né di Magdo né della ragazza. Posso tornare al fiume? Prepara la legione. Partiremo subito. Ecco, si avvicina qualcuno. Coraggio, Helen, e buona fortuna. Padre. Aiuto! Il fuoco! Aprite! 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 Presto! Presto! Fuggi, Helen! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco!
comincia la regione di Takara. Oltre i monti c'è la Pannonia. Laggiù è la gola. Sarà meglio mandare una pattuglia. C'è troppa calma. Hai ragione. Non mi fido. Va. La via è libera. Passare per la gola, batone in agguato. Li attireremo in pianura. Mettile al sicuro. Ritiriamoci, li aspetteremo nella grande foresta. È ora di finirla. Thank you.
A nome di tutto il popolo di Pannonia e di mio padre, che fu loro capo, rinnovo il patto di eterna devozione e completa sottomissione alla volontà dell'imperatore e alla potenza di Roma. Ho chiesto a Cesare Tiberio la costituzione della Pannonia in libera provincia romana. Marco Ventidio, ne sarai tu il governatore. La pace è tornata su questa terra. Ora tocca a te conservarla, Helen. Mi sarà facile vicino a lui, Messala.